Ed è sempre Aftershave con noi il podio della Superbike, Michele Pirro, Michele Rinaldi e Roberto Tamburini, benvenuti. Ciao, ciao. Allora sì, Daniela, è la giornata dei Micheli oggi, perché abbiamo Michele Pirro primo, Michael Rinaldi secondo e rispetto al podio di gara 1 dove trovavamo Zanetti, oggi abbiamo Tamburini terzo, Zanetti secondo ieri e terzo Rinaldi, si sono scambiate le posizioni, insomma. Io inizierei subito dal vincitore, Michele Pirro, ha fatto il record della pista in 1:48.442, quindi vuol dire che hai trovato il giusto feeling con le gomme. Ci dicevi stamattina che insomma dovevi mettere ancora a posto qualcosina. Sì, sono molto contento, a parte il record della pista, comunque abbiamo fatto due gare, un weekend diciamo perfetto, sia dalle prove, a parte la pole che non sono riuscito a sfruttare la gomma da qualifica, perché comunque non conoscendo le gomme e in MotoGP non essendoci gomme da qualifica per me è un po' difficile, ma questo conta poco, alla fine conta la gara e abbiamo fatto due grandi gare e sono contento perché ieri comunque ho lottato, oggi ho fatto un po' più il ritmo e mi fa piacere che comunque i due ragazzi qua, Michael, diciamo io sono un po' il passato, loro sono il presente e il futuro, quindi ho veramente piacere e sono contento che comunque le nuove leve avanzano e questo è positivo per il nostro sport. Michael poi comunque fa parte della famiglia Ducati, quindi è importante. Veniamo proprio a Michael, sei del Junior Team Aruba, quindi sei proprio nell'orbita ufficiale Ducati, una gara, hai guadagnato una posizione rispetto a ieri intanto e poi anche guardando i tempi c'è un bel miglioramento, ti abbiamo visto meglio in questa gara 2. Sì, assolutamente, abbiamo fatto una gara più veloce di ieri e questo per noi è molto importante perché siamo qua comunque per sì, fare un bel risultato in gara, ma più che altro mettere a posto la moto, perché tra 3 settimane facciamo il nostro campionato europeo Stock 1000 e quindi sono molto contento per la seconda posizione, ma più che altro per i tempi, perché siamo riusciti, nonostante abbiamo le nostre gomme che sono italiane, sono un po' diverse da quelle che usano loro, a fare ottimi tempi e questo ci fa solo che umore e coraggio per le prossime gare. Poi c'è anche Pirro che tifa per voi, quindi tutto procede per il meglio. Sì, infatti ho anche preso qualche spunto da lui in gara. Vedi, devi sapere Daniela che io sono un grande stimatore del warm up e allora il warm up di stamattina dava esattamente queste 3 posizioni, cioè Pirro, Rinaldi e Tamburini, quindi non mente mai warm up, Roberto? No, non mente mai, oggi è andato bene, diciamo. E siamo riusciti a migliorare qualcosa stamattina sulla nostra moto per esservi ancora più veloci. Peccato nella partenza 2 non essere rimasto attaccato subito ai primi 3, perché mi sono inserito ed ho perso un po' di tempo, però ho migliorato il passo rispetto a ieri, però ancora rispetto a loro ci manca qualcosa, bisogna lavorare in questa direzione. E ringrazio comunque tutto il team Moto X Racing, Yamaha e Pat per questo weekend, ora ci prepariamo per la gara di Assen e cercare di fare un buon risultato. Allora parliamo di 2 partenze di gara 2, perché in effetti c'è stata una rottura di motore di Matteo Baiocco che ha costretto la direzione gara dalla bandiera rossa. In realtà non tutto il male viene per nuocere per qualcuno qui nel nostro parterre, perché sappiamo che tu, caro Michael, avevi avuto un problemuccio che hai risolto. Purtroppo in partenza gara 1 si è rotta la zip della tuta e quindi avevo la tuta aperta e non si poteva correre così. Allora hanno dovuto scocciarmi con il nastro americano e purtroppo non riuscivo a respirare bene, quindi secondo me mi sarei ritirato durante la gara. Per fortuna è andata la bandiera rossa al secondo giro e mi sono cambiato la tuta e seconda gara riuscivo a respirare meglio e questo vuol dire tanto. 2 domandine finali, Daniela, lasciamele fare a Michele Pirro, velocissime, una un po' generica e una un po' più specifica. Senti, ieri hai lottato fino agli ultimi giri con Zanetti, oggi invece pronti via sei scappato. È solo perché sei partito meglio o l'hai affrontata proprio, hai cambiato tattica di gara? Avevo una gara in più con la moto e le gomme, quindi avevo un po' più di esperienza e ho cercato di sfruttare comunque il potenziale che anche ieri potevo avere, solo che sai, non conoscendo la moto tutto e considerando che comunque con questa moto qui faccio pochi chilometri, faccio solo i weekend delle gare, per me è sempre una scoperta diciamo fare una partenza e una gara, quindi poi quest'anno ho cambiato anche le gomme
e quindi ho cercato di essere più cauto. Oggi avevo un po' più le idee chiare, ho fatto quello che comunque potevo fare. Ricordiamolo per i più disattenti, per i più distratti, che Michele Pirro è camaleontico, perché salta dalle Superbike alle MotoGP con uguale facilità. L'ultima domanda che ti volevo fare è: siamo in un'epoca di coach, è comparsa la figura del coach. Allora Pedrosa c'ha Gibernau, Rossi c'ha Cadalora e poi ci sei tu con Giorgino Lorenzo. Senti, com'è questo ruolo? Non voglio sapere cosa vi... cioè, com'è? Come l'hai presa tu quando ti ha detto: senti Michele, guarda, devi fare il coach a Giorgio Lorenzo? Ma diciamo che coach per adesso ancora, perché praticamente i due grandi piloti che hai nominato sono, diciamo, piloti in pensione, quindi io ancora qualcosa da spendere in pista ce l'ho, perché comunque parteciperò a delle gare di MotoGP come wildcard e quindi cerco di fare il massimo. Io sono un pilota Ducati da 5 anni, quindi cerco di fare il massimo per l'azienda e dare una mano a Orge, che comunque sono in contatto diretto con Orge, e niente, sono contento perché comunque si sta ricominciando a vedere la luce. È stato un peccato la gara dell'Argentina, ma credo che piano piano ne verremo fuori e sono contento comunque di essere al suo fianco. Quando fai la wild card come coach, è meglio stare davanti o dietro? Sarebbe bello stare davanti, è già capitato qualche altra volta, però l'importante comunque è portare a casa dei risultati buoni per la Ducati. Se ci sono io davanti sono più contento, però se ci sono Dovi e Lorenzo va bene uguale, io cercherò di fare il massimo. Sai, non è facile partecipare a delle gare spot, soprattutto in MotoGP dove il livello è altissimo, e quindi credo che sia comunque positivo che quando ci sono riesco a lottare per stare nei primi 10. E allora ragazzi, un ringraziamento enorme per la vostra presenza. AfterChief continua.